Montepulciano è il vitigno autoctono abruzzese per eccellenza, quindi è il re, principe dei vini abruzzesi e delle uve abruzzesi. Da sempre è stato coltivato nei territori che vanno dalla Valle Peligna fino alla parte costiera dell'Abruzzo, su tutto il litorale del mare Adriatico. Questo vigneto ha 40 anni. Per quanto riguarda invece l'aspetto, diciamo, della diffusione, si estende anche in altre regioni, ma è riconosciuto come il vitigno, diciamo, autoctono abruzzese. Per quanto riguarda la vinificazione, è un vitigno che è molto 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 ricco in antociani, quindi esprime un grande colore e una grande, diciamo, ricchezza in polifenoli, che sono comunque gli elementi che danno importanza a un vino rosso. Ha un sapore un po' di frutta, un po' di fiori, insomma è tutto un complesso di aromi. Montepulciano, come potete vedere anche dai vigneti che ci circondano, in questo periodo inizia ad avere un fenomeno molto particolare, che è quello dell'arrossamento delle foglie. Arricchisce quindi il paesaggio e i vigneti abruzzesi di questo rosso acceso, che è molto molto particolare. Dal Montepulciano si raccoglie da inizio settembre per fare il rosato, quindi o cerasuolo, in quanto il Montepulciano in quel periodo non è perfettamente maturo e quindi una grande acidità che è molto importante, diciamo, per il rosato e per il cerasuolo. Per quanto riguarda invece il Montepulciano raccolto appositamente per fare un grande vino rosso, si deve raccogliere, diciamo, dall'inizio di ottobre fino alla fine di ottobre, e questo è il periodo in cui esprime tutte le sue potenzialità. Le uve del Montepulciano vengono vinificate direttamente con le bucce all'interno dei fermentini, dei fermentatori, dove sono a contatto con le bucce, dove è a contatto quindi con le mosto e bucce per circa 20 giorni, e poi viene svinato, quindi viene separato la buccia dal vino vero e proprio, che poi verrà affinato all'interno dei contenitori, sia in legno per chi fa affinamento in legno, oppure in acciaio per i vini che devono essere, diciamo, affinati in acciaio. Il vino di quest'anno si potrà bere fra circa 2-3 anni, che è il tempo minimo affinché il Montepulciano esprima la sua bevibilità. È originario della Valle Peligna, in cui si è sviluppato fin dall'antichità, ne parlano alcuni autori. Si è creata poi da sempre la diatriba tra Montepulciano, città toscana, e Montepulciano d'Abruzzo. E, appunto, come si diceva, che abbia preso il nome dalla città toscana, mentre gli studi fatti negli ultimi decenni hanno dimostrato che geneticamente sono due vini differenti, due vitigni differenti. Basta vedere la foglia, quindi analizzare dal punto di vista ampelografico, cioè la forma della foglia del Montepulciano è molto più frastagliata, simile a una corona, mentre il vino, diciamo, con cui si fanno i vini toscani, il Sangiovese, è nettamente differente.